mostrato tutto il coperto dalla parte sotto. Non mi ha fatto mica rotti, ti posso nacci. Non scherzate, sarete maledetti, verrò con voi nel bosco, ma
se mi avete ingannato sarete sicuri di schianto e la matita non beve mai. Se vuoi mettere tu vai dentro la tua non mi sbagli su sto pantalone. Ma che è? Che ne sacci? Però non ha fatto un schiavo in Giulino. Stamattina era un cibro in persone e ora non pareva lontano. Siamo andati da un secacorni, che era un uomo intelligente. Ui, hanno quindi il pazzo mio, ha mandato di ciò. Per le galine, questo prima non lo fa, ci posso fare mai. L'altro giorno mi ero fatto le cose, ma ci sta la furna cieca. Sì, lo viene sempre sgato, però vicino è rimasto sgato pure marito. Lo dice, resta qua, fa quelle che la tua è giustizia. E non fa come fa sempre, un dito nella sciusa, un altro fatto sparare. Guai dai, non lascia mai il tuo segreto. Thank you.
acquara, sono qui con tutto il mio popolo e con noi c'è anche il vescovo. Cosa è che sto baccato? Chi sono questi barbari? Non si busta così nel fronte del campo. Aprite! Aprite! Dobbiamo passare per scontare il campo! Andate via, prima di che prenda la pazienza! E lì per i cani aumenta lo striscio! Conte, aprite, sono monaco di Acquara, sono qui con tutto il mio popolo e con noi c'è anche il vescovo. Se volete opere di carità, vi ricordo che ieri l'altro ho donato alla parrocchia di Treviso 7 sacchi di grano. No, conte, abbiamo da riferirvi una notizia molto più importante, ma aprite. Cosa c'è, buon signore? La gente di Acquara vi supplica di intervenire nel bosco. È stato ritrovato miracolosamente un quadro della Madonna e ora lo vogliono portare nella chiesa di San Pietro, ad Acquara. Conte illustrissimo, per fare questo vogliamo organizzare una grande processione, una festa degna dell'evento. Il bosco è troppo fitto per una processione. Ordinerò di tagliare alberi e siepi e farò costruire una strada. Grazie, conte, la gente di Acquara non dimenticherà mai la vostra generosità. Ora andate a trasferire momentaneamente il quadro in un luogo sicuro. Tornerete domani. Arrivederci, conte, grazie di tutto. Ora, figlioli, ognuno torna alla propria casa, mentre padre Giustino, Giovanni e Angiolino andranno a prendere il quadro per portarlo nella chiesa di San Pietro, ad Acqua. Arrivederci. Felicità a questo popolo e a questa gente, a voi cari.